si hanno definito la Tina Turner del Nord Africa, la leonessa magrebina, musa di John Turturro, insomma, tu come ti definiresti? La leonessa del Maghreb. La leonessa del Maghreb, ti riconosci in questa? Assolutamente. E la tua criniera poi mangio, parla? Mangio, mordo, la criniera, tutto. Okay. Passion Fruit è un piccolo grande viaggio in tante passioni della tua carriera più o meno recente. C'è da Besame Mucho, ma si arriva a Enzo Gragni Agnello, fino a Je t'aime moi non plus, che è stato scelto come primo singolo. Normalmente si comincia con i cover e poi comincia con i tuoi brani. Io ho fatto tutto il contrario. Prima ho cominciato con i miei, Autocalori, che è del 2005, e adesso invece con dei cover. Questi brani sono scelti veramente dalla vera passione più delle donne. E se ci sta un brano di un maschio, ci sta lo sfottò. Cioè, ecco, come Storia d'amore, dove io canto al femminile e lo definisco un diavolo. Lui è molto più buono di me, il maestro Celentano, a definire sei un angelo, io invece dico sei un diavolo. Tutti i brani veramente sono legatissimi. Si può dire veramente sono pure il passaggio della mia vita. Tutti, anche Sotto il cielo di Parigi, che si parla con il duetto con Enzo Gragni Agnello, che si parla di migrazione. Troviamo Passion Fruit, dove ci sta a dire la donna amami, cioè gridando, no? Perché questo brano è con il tesoro di San Gennaro? Questo disco perché è così? Perché io vengo dall'etno, dalla musica etnica. Invece qua abbiamo unito l'elettronica, abbiamo unito l'etnica, abbiamo unito la classica, qua ci sta di tutto. E ci sta anche il tesoro di San Gennaro, che ben venga. Se tu dici perché, non c'è il perché. C'è la passione che ci ha unito in questo progetto a tutti noi. Se io ti dico l'Italia, tu che cosa pensi? L'Italia? Casa mia. Napoli? De più. John Turturro? Un grande maestro, una persona molto molto per bene, un gentiluomo. La musica? Tutto per me. Devi inviare un messaggio ideale a una persona del passato, del presente o del futuro. Devi dettare il testo e noi lo invieremo per te. Alla buon'anima di mio papà. E cosa gli scriveresti? Ti amo, ti voglio bene. E può darsi che non l'ho mai detto, è vero. E spero che veramente, come si dice, io sono credente, che stai sempre a fianco a me. Concludiamo sempre le nostre interviste chiedendo all'intervistato di mostrarci un suo oggetto. La mia darbuca, che tutti ormai sono definiti, quella riccia che sa la darbuca, cioè la darbuca, sono io. Questo strumento si usa quasi in tutto il mondo arabo, e più nel Nord Africa, molto è più usato, dal popolare al classico. Si può definire la darbuca molto femminile perché è leggero, io lo posso suonare benissimo. Quindi tu sei la leonessa del Maghreb col darbuca? Con la darbuca. Con la darbuca. Questa è la mia darbuca.